Ciao a tutti amici e amiche, bentornati nel mio canale e bentrovati in questo nuovo video. Vi sto registrando in un momento di relax, di pace. Infatti ho ancora i capelli tutti così, insomma, in tenuta da casa, molto, molto sportiva perché appunto sono uscita, ho fatto delle spese, poi sono rientrata, insomma, adesso ho un momento e mi piace dedicarmi un attimino a voi. Allora, come vi avevo già anticipato in un video precedente, volevo farvi delle recensioni su alcuni prodotti di cosmetica del marchio Revolution che io acquisto sul sito Zalando, ma che si può trovare un po' anche su altri siti. Basta poi, ecco, digitare su Google il nome. Non so in realtà se ci siano anche proprio dei luoghi dove, fisici dove si possa acquistare questo marchio. A me non è mai capitato, però se voi lo sapete lasciatemelo scritto giù nei commenti perché mi fa piacere, visto e considerato che io sono un'appassionata di questo marchio. Mi piace tanto perché a piccoli prezzi danno e donano comunque dei prodotti veramente molto buoni. Allora, per iniziare voglio parlarvi del primo prodotto in assoluto che io ho acquistato. Infatti è terminato, l'ho conservato apposta per fare questa recensione. Ho acquistato un po' di tempo fa. Parlo praticamente, oppla, adesso cade tutto, di questo praticamente lipstick matte. Che praticamente di che colore era questo qui? Allora, il numero dunque è il 137. A me piace tantissimo, a parte il profumo, sa tipo di anguria. E già questo è top. Ma proprio la colorazione, non so se riuscite a vedere dalla camera, sembra un po' accesa. In realtà, quando poi si va a stendere sulle labbra, si mischia bene e è un tono molto naturale, molto neutro. Mi piace metterlo magari. Mi piaceva metterlo, adesso devo riprenderlo, con una matita color carne o anche con una matita un po' più scura per creare poi nella parte interna delle labbra un po' più di profondità. Questo è un ottimo prodotto. L'unica cosa, l'unica pecca secondo me, che però purtroppo ce l'hanno un po' tutti i prodotti matte, è che può seccare troppo le labbra, secca un pochettino troppo. Ogni tanto si può mettere, però messo tutti i giorni inizia a diventare un po' complicato perché le labbra poi iniziano un po' a risentirne. Comunque, questo è molto buono. Poi nell'info box vi lascio tutti i riferimenti, così se magari volete provare ad acquistare tramite Zalando potete vedere, insomma, anche i prezzi, perché mi pare che questo veniva sui 4 euro, qualcosa del genere, quindi comunque sempre prezzi molto contenuti. Sempre parlando di rossetti, io ne ho provato un altro, sempre matte, però questa volta non a lipstick ma a rossetto, a parte che è carinissimo, che c'è questa boccuccia qui. Scusate, io purtroppo li utilizzo, quindi non sono proprio nuovissimi. Questa è della linea Wet n Wild, sempre appunto marchio Revolution, e io ho scelto praticamente un colore malva, che poi in effetti è quello che porto sulle labbra. Dalla telecamera sembra più chiaro, in realtà è un pochettino più, proprio i toni del malva, cioè così sembra più rosato in realtà, però non è così, cioè è quasi, non dico un rosa antico, però insomma il tipico colore della malva, e mi è piaciuto tanto perché questo, pur essendo matte, non secca, cioè è cremoso. Quindi le labbra non si seccano tantissimo. Tendenzialmente io uso colori un pochettino più scuri, difficilmente metto questi chiari. Infatti, quando lo metto, non tanto mi ci vedo, non tanto riesco a vedermici, però comunque l'ho comprato e lo voglio usare. E questo anche non è venuto tantissimo, l'ho pagato sempre 3-4 euro, cioè veramente roba di poco. Anche questo poi vi lascio tutti i riferimenti nell'info box, quindi anche questo a me è piaciuto tantissimo. Poi, non so se voi li avete provati, fatemi sapere anche la vostra. Un altro prodotto molto molto valido che io sto utilizzando e che si vede che è utilizzato perché praticamente ha fatto tipo la guerra, anche se ce l'ho da pochissimo in realtà, è questa terra abbronzante. Io ho preso praticamente il Warm, lo 02. Ed è bella, io la utilizzo per il contouring, ovviamente, prendo sempre prodotti in polvere, ha un'ottima pigmentazione e scrivenza, perché cioè, basta veramente poco che scrive, e questo mi piace, perché di solito quando magari compri dei prodotti che non costano tantissimo,
La pigmentazione lascia sempre un po' a desiderare, non hanno magari un colore pieno. Invece questo, come potete vedere, è bello e poi è anche molto sfumabile, sia con le mani che con il pennello, preferibilmente con i pennelli. Anche questa sotto i 5 euro, quindi comunque tutti prodotti un po' low cost. Ed è insomma da 15 grammi, quindi vedete insomma che è abbastanza grande come bronzer. Voglio provare qualche illuminante, devo comprarli, anzi devo comprarlo, purtroppo non mi è ancora capitato, non sono ancora riuscita a prenderlo, però quando lo prenderò sicuramente ve ne parlerò. Un altro prodotto molto valido, sempre della linea Revolution, se non avete grandi pretese per le ciglia, è questo mascara. Anche questo pagato sempre sui 3 euro. Si chiama Big Lash, Big Lash, in realtà non Big Lash, Big Lash, dice che dà un extra volume agli occhi. Dunque, lo scovolino, a parte il packaging, è molto bello perché loro sul packaging, secondo me, fanno tanto, cioè è molto bello. Allora, lo scovolino è un po' cicciottello, come potete notare. Essendo così cicciottello, per chi ha gli occhietti magari un pochino più piccolini, potrebbe essere scomodo perché ci si macchia. Per chi ha gli occhi grandi, invece, è abbastanza facile da stendere. Separa bene le ciglia. La densità del prodotto è giusta, cioè non è né troppo liquido né troppo denso. L'unica cosa che bisogna fare almeno due o tre passate per avere un effetto effettivamente più, come dire, allungante, cioè le ciglia le separa da subito, però non le ispessisce, cioè le lascia esattamente come sono, semplicemente le separa col primo passaggio. Con i passaggi successivi, io ne faccio circa 3, riesco ad ottenere un effetto che mi piace, che non è proprio da bambola con gli occhi tipo sparati così, che comunque insomma ci può stare, cioè c'è a chi piace, è bello, però io che amo sempre un look un pochettino più naturale, qualche volta stravolgo, ecco, con una linea d'eyeliner oppure faccio un trucco un po' più, come dire, aggressive, con uno smokey eyes, eccetera. Questo per tutti i giorni, secondo me, va bene. E comunque, ripeto, ha un prezzo molto, molto contenuto. Ultimo prodotto che ho spacchettato insieme a voi perché mi è arrivato di recente, che ho acquistato sempre sul sito di Zalando della Revolution, è questo correttore. Come vi anticipavo nel video precedente, probabilmente ho scelto una colorazione un po' troppo chiara per me. Questo è il C6. Però la cosa che mi piace tantissimo è appunto lo scovolino, anche qui, perché è proprio insomma di quelli comodi per stendere il correttore. È in crema e si stende abbastanza con facilità. Certamente è molto molto coprente. Io lo utilizzo con la BB cream, quindi magari ha un effetto un po' troppo coprente, però se lo utilizzassi come per fare il contouring o se lo utilizzassi insieme ad un fondotinta che quindi ha una coprenza maggiore rispetto alla BB cream, io credo che sia perfetto. Va benissimo anche come base per gli occhi per poi fare un make-up con degli ombretti in polvere, secondo me è un'ottima cosa. E questo l'ho pagato anche circa 5 euro, quindi sono dei prodotti per me molto buoni, che hanno un ottimo rendimento anche nel tempo, perché durano, cioè anche il rossetto io ci faccio tranquillamente una mezza giornata, anche se poi magari bevo o mangio, cioè comunque resta. Anche il lipstick è veramente molto buono, quindi io ve li consiglio, cioè secondo me vi conviene provarli e vedere un pochettino come vi trovate. Se voi avete utilizzato altri prodotti di questo marchio, fatemi sapere, perché ovviamente essendo una persona appunto che mi piace provare e testare, amo guardarmi intorno e comprare cose nuove, ovviamente quando servono. Va bene, ragazzi, io sono felicissima di aver fatto questo brevissimo video, spero di avervi fatto compagnia e di avervi dato qualche esempio. Se vi fa piacere, ci vediamo al prossimo video. Grazie per avermi seguita fino a qui. Lasciate un like se questo tipo di video vi piace, lasciatemi un commento perché sapete che mi fa sempre tanto piacere avere un interscambio con voi. Vi saluto e se non ti sei ancora iscritto, iscriviti ora, adesso, mo mo mo. Un bacione, ci vediamo al prossimo video, ciao!